Vado così. Salve, io sono Tiziana Mezzetti, faccio parte anch'io del gruppo di coordinamento a supporto dei progetti di alternanza scuola-lavoro. E mi riallaccio a quello che diceva prima poco fa Elvira. Per noi è stata una prima esperienza questa dei progetti di alternanza lavoro. Ci abbiamo messo il massimo impegno e tanto entusiasmo e quindi io spero veramente che questa sia stata per voi un'esperienza formativa positiva che vi sia utile nel vostro bagaglio della vita lavorativa futura. Ho sentito poco fa nelle interviste che qualcuno ha trovato difficoltà, pur ritenendola un'esperienza interessante, a far collimare le ore di alternanza con quelle scolastiche, e proprio per questo appunto mi piacerebbe, io mi alzo intanto, sapere da voi come è stata per voi questa esperienza di alternanza scuola-lavoro, e sintetizzandola in una parola sola. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, è un vostro vissuto, quindi mi piacerebbe che ognuno di voi, specialmente insomma chi oggi non presenterà il lavoro, possa dire la sua. È un'occasione, prendetela come un'opportunità. Tu che arrivi con la maglietta sì, verde, tu di quale scuola sei? Innanzitutto del Socrate, come ti chiami? Alessia. Alessia, per te com'è stata questa esperienza in una parola sola? Interessante, ok. Guarda, alzati così ti faccio sicure muovere, che ci vuole un po' di movimento. Qui ci sono dei pennarelli, scegli un colore e scrivilo su questo tabellone. Poi altre persone su. Siete tutti forza e coraggio. Siete tutti timidi. Guardate, io vorrei dire una cosa, che quello che farete tra poco e anche il fatto di sintetizzare in una parola la vostra esperienza fa parte del vostro bagaglio formativo, perché non sono delle esperienze specifiche, ma sono comunque, fa parte di quelle che vengono definite le competenze trasversali, che vi si chiederanno a prescindere da quello che, dal lavoro che deciderete di fare, di cosa deciderete di intraprendere nel vostro percorso futuro di studi. Quindi avanti. Una parola. Educativa, vieni, poi su, forza. Vabbè, siamo io, tu con i capelli rossi. Come nuova, Andrea, nuova. Guardate, questa cosa l'ho fatta anche stamattina ed è interessante notare come delle parole, ma sì, magari cambia colore che non lo leggo, no? È interessante vedere come delle parole si ripetono. Quindi interessante, educativa, nuova, poi tu con i capelli. Come? Non ha nessuna ora. Non hai parole. Puntini sospensivi. Come? Utile. Vieni. Poi ancora? Complesso. Bravo. Altre parole? Qui. I pennarelli stanno qui. Tu come ti chiami? Di che scuola sei? Sorprendente. Ok. Però io sento che parlate, quindi le parole ci sono, dovete farle uscire fuori, su. Io non vi sento, alzatevi e venire qui. Vieni, vieni. Ah, vedo che nel frattempo sono arrivati gli studenti del Seneca, quindi vi chiedo a voi se io sono del Seneca. Se del Seneca come?
scusatemi la parola perché non state un attimo, vedo che sono arrivati alcuni degli studenti del Senegal, non tutti, però vi dico, vi chiedo a voi di dirmi in una parola com'è stata per voi l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro in Ispra. Interessante. Interessante è già stato lo scritto. Allora scusate, ancora un minuto e chiudiamo, quindi chi vuole sfruttare questa possibilità, vuole scrivere una parola, lo faccio. Interattivo, va bene. Interattivo, ok. Benissimo, va bene così, ci sono altre parole? C'è qualcuno che vuole venire a scrivere qualche altra cosa? Sì, sono quelli mentali del pomeriggio. Allora io adesso chiedo una cosa, chiedo come ho fatto stamattina ai tutor, ai tutor Ispra ma anche ai tutor scolastici, di leggere queste parole. Le ripeto, complessa è stata l'esperienza, interessante, educativa, nuova, utile, coinvolgente, interattiva, sorprendente e formativa. Se, lo possono dire anche dopo se vogliono, ora, se si aspettavano queste parole o no, perché no, di darci un feedback su quello che, hanno detto gli studenti oggi. Io concludo il mio intervento, che poi è stato il vostro intervento, perché mi faceva piacere parlare con voi e vorrei ringraziarvi tutti, a partire appunto da voi, i tutor scolastici, i tutor Ispra, e un ringraziamento particolare lo vorrei fare alla dottoressa Miriam D'Andrea, a Daniela Antonietti che adesso non è qui e a Elvira Gatta, che appunto rispettivamente sono responsabili, lo leggo perché altrimenti poi del Centro Nazionale per l'Educazione e la Formazione e le reti bibliotecari, museali e per l'ambiente, della area Educazione e Formazione Ambientale e della sezione per la promozione di progetti di alternanza formazione lavoro, perché questo non era un intervento propriamente istituzionale, quindi io le ringrazio per la fiducia. E grazie a tutti, rilascio la parola a Elvira.